Buongiorno, Finalmente è tornato il sole, perché dopo le bufere arriva sempre il sole. Poi magari arrivano altre bufere, però insomma, dipende dal lato da cui si vuole guardare la situazione, no? Positivo o negativo? Dopo il sole arriva un'altra bufera o dopo la bufera arriva il sole? Beh, cerchiamo di essere positivi e diciamo che dopo la bufera arriva sempre il sole. Ammesso che fosse una bufera quella di Nico Gonzales, qualcuno probabilmente aveva voluto farla sembrare tale, perché sai, dire che insomma anche Nico Gonzales si era fermato con la Juve, oltre a Conceição, oltre a Weah, oltre a Thuram, eccetera, fa notizia. La Juve fa sempre notizia, ragazzi, la Juve amplifica la notizia. La Juve, ve lo dico per cognizione di causa, visto che sono un po' di annetti che seguo questa società e questa squadra e l'ambiente che la circonda, per cui tutto quello che capita alla Juve vale 100, se capita ad un'altra società vale 50, al massimo 70, 80, ma con la Juve vale sempre 100. Quindi Nico Gonzales si è allenato a parte e in parte col gruppo. Adesso vedremo se verrà convocato da Scaloni per giocare la partita contro la Colombia. Dubito che la giochi, nel senso che potrebbe essere convocato, ma quantomeno partirà dalla panchina e potrebbe anche restarci per tutta la partita, oppure non essere nemmeno convocato. E va da sé che se il problema fosse stato così grande, no, il giocatore sarebbe immediatamente rientrato a Torino, come è successo al Milan per Salemakers, come è successo a tanti giocatori, perché sono andato a vedermi un po' le statistiche, i numeri effettivi ve li dirò questa sera, ma praticamente, se vado a memoria, vi dico che solo Fiorentina e Napoli non hanno avuto infortuni, tutte le altre società hanno avuto infortuni e non siamo ancora entrati nel turbillon. Lo so che annoio qualcuno con questo discorso, ma era semplicemente e un'altra volta per farvi capire che gli infortuni toccano a tutti, chi più chi meno, ma tutti, a parte qualche rara eccezione, e comunque siamo solo alla terza giornata di campionato. Stop. Quindi, se dovesse rientrare integro, ma ci sono forti indizi che sia così, se passerà bene tutta la settimana, o meglio quello che resterà di questa settimana, visto che Argentina-Colombia si giocherà domani alle 22:30 ora italiana, se starà bene verrà convocato per Empoli, dopodiché potrà giocare, non so se dall'inizio, ma semplicemente per il fatto che, facendo due conti, gioca alle 22:30 ora italiana, non sarà a Torino prima di 24 ore dopo, immagino, tra una cosa e l'altra, per cui potrà allenarsi solamente giovedì e venerdì, e non oso immaginare a quali ritmi, se al ritmo di 100% o qualcosa decisamente di meno, e quindi potrà essere convocato per Empoli, ma difficilmente partirà dall'inizio. Per quella fascia lì, per quel settore lì, sempre ammesso che lui venga considerato esterno e non vice Vlahovic, per quel settore lì ci sarà Weah, ci sarà, dovrebbe, potrebbe esserci Weah, che punta decisamente all'Empoli come Thuram. Anche qua, per il momento, mentre vi sto parlando, le indiscrezioni sono abbastanza confortanti, al netto della prudenza, perché sapete che la Juve agisce sempre con molta prudenza dagli infortuni. Se dovessero recuperare anche Weah e Thuram, insomma, la Juve andrebbe ad Empoli con il solo Conceição assente, quindi in una situazione sicuramente buona, contro un avversario che sicuramente darà il 200 o il 2000% per poter fermare la Juve, però sul piano dei valori tecnici io credo che ci sia ben poco da opinare, ok? Rabiot, ma lo sapete che ieri ha rifiutato la proposta del Galatasaray. Cioè, poteva esserci questa storia strana, no, di Rabiot che andava a fare le visite con Galatasaray mentre Kostis le faceva col Fenerbahce. Rabiot ha rifiutato anche il Galatasaray, aveva rifiutato l'Arabia Saudita, perché? Perché vuole andare a giocare in una nazione europea e anche di livello. Mamma mia,
Mamma mia quanta presunzione, ragazzi, mamma mia quanta presunzione, anche perché la nazione europea, diciamo pure di un certo livello, magari non livello eccelso, ma comunque buon livello direi, ce l'aveva già, ce l'aveva la Juve, gli aveva proposto il rinnovo del contratto, poteva giocare con i nuovi, ci sarebbe stato benissimo in questo centrocampo, nel senso che forse non avrebbe giocato tutte le partite o tante partite come l'anno scorso, però la sua parte l'avrebbe fatta. Vedete, a volte la presunzione dove porta, la esaltazione oltremodo dell'ego, anche se io sono convinto che più che lui è stata sua madre a portarlo, probabilmente, non perché sua madre, ma il suo agente, perché anche gli agenti sbagliano spesso, ok? Penso di avere in mano dei fenomeni e vogliono che siano trattati come dei fenomeni, poi alcuni ci riescono, Raiola con De Ligt c'era riuscito a farlo passare per il fenomeno mondiale, il nuovo fenomeno mondiale del reparto difensivo, ma non tutti riescono in questa operazione. E quindi lui adesso è senza nazionale, senza la Juve, senza un campionato, poi troverà la sistemazione, non lo sappiamo, perché ormai, ragazzi, per forza di cose, no, non dico che si va a giugno perché lui ormai è svincolato, però le rose sono fatte, gli ingaggi si abbassano, quando tu vai a prendere uno svincolato l'ingaggio si abbassa notevolmente, vuoi giocare? Queste sono le mie condizioni, altrimenti ne stai femmulando. Non so se gli conviene, però per farvi capire. Capitolo Kostić è in Turchia, giocherà, avrà passato visite mediche, non ho la diretta, non sono connesso direttamente con la Turchia, però insomma, non ho motivo di pensare che non le passi. Sarà un prestito con diritto di riscatto, anche qui volevo rispondere a coloro che mi hanno fatto notare, diventerà un peso come Arthur perché tornerà indietro, a parte che gli scade il contratto nel 2026 come ad Arthur, quindi al massimo è un anno ancora dopo questo, parlo di Arthur e i costi da partire l'anno prossimo, un anno ancora che resterebbero in carico alla Juventus, quindi non è che sarà una roba pluriennale, no? Però io penso che se farà bene il Galatasaray lo potrà anche riscattare. Perché bisogna sempre avere questa visione pessimistica delle cose? Anzi, ragazzi, considerate una cosa, perché fino a un mese fa, meno di un mese fa, ha aggiunto lì, non è stato capace di proseguire il trend del mercato di entrata, deve piazzare un sacco di esuberi, ma cosa è stato preso a fare? Ma perché? La Juve è questa, ragazzi, la Juve è questa. La Juve. Avete mai sentito Giuntoli rispondere? Avete mai letto un comunicato ufficiale della società in risposta alle critiche dei tifosi? La Juve è questa qua, ai fatti. Ai fatti. E poi dopo chi blatera, parlo in tutti i campi, in tutti i settori, chi blatera, prima o poi, dalla Juve alla risposta. E non è quella che si aspettava. Iscrivetevi al canale, mi si è ingarbugliata la lingua, iscrivetevi al canale, ci vediamo questa sera con il secondo video. Ciao!